Siamo a Londra. È il 19 marzo 2002. L'unità anticrimine inglese irrompe in casa dell'allora 36enne Gary McKinnon. Gary, anche noto come Solo, è un programmatore ed hacker britannico. Non sono qui in missione di pace, ma per arrestarlo, su ordine di Washington. Gli Stati Uniti lo accusano di aver compiuto la più grande intrusione informatica della storia nei computer della NASA e del Pentagono. Nell'ultimo anno, infatti, McKinnon ha sbirciato nei loro segretissimi file. Si chiedeva se esisteva vita intelligente nello spazio. Gary si è fatto questa domanda per tutta la vita. Ed essendo una tra le menti più brillanti di sempre nel mondo informatico, ha iniziato la sua personale ricerca, introducendosi dove poteva trovare qualcosa, tant'è che stava per svelare un segreto epocale, poco prima di venire bloccato dalla giustizia statunitense. Cosa scoprì di così eclatante? Da diventare talmente ostile all'America che voleva in tutti i modi estradarlo, rinchiuderlo a Guantanamo, infliggendogli ben 70 anni di carcere. Tutto ha inizio da una genuina e semplice domanda. Siamo soli nell'universo? Oppure abbiamo fratelli e cugini con i quali condividiamo questa grande vastità? Ciò che ha scoperto sono dei file che potrebbero fornire una prova, non solo di un contatto, ma di una collaborazione segreta tra parti del Pentagono ed esseri venuti da altrove. Gary intuiva che l'America era in possesso di numerose prove e che le stesse occultando da molto tempo. Poco tempo prima aveva ascoltato anche le clamorose dichiarazioni di Donna Hare. La Hare, ex dipendente della NASA, nel novembre del 2000 dichiarò che molte immagini rese pubbliche dalla NASA venivano in precedenza ripulite da qualsiasi traccia non convenzionale, da qualsiasi traccia UFO. Donna disse che queste cancellazioni venivano realizzate nell'edificio 8 del Johnson Space Center. Gary lo tenne a mente e fu proprio in quei computer dell'edificio che il giovane tentò e riuscì a introdursi. Qualcuno avrà già sentito di un comitato estremamente segreto chiamato MJ-12 o Majestic-12, il quale avrebbe originato un programma spaziale super avanzato, laterale a quello dei classici razzi a combustione che tutti conosciamo. Un Black Project che non viene letto nelle spese dello Stato, ma finanziato segretamente, in modi più o meno legali, che si dice abbia avuto origine da uno o più UFO crash, dai quali iniziò uno studio per replicare queste tecnologie, come per esempio l'antigravità. Un sistema aerospaziale conosciuto da pochissimi. In estrema sintesi, è come se un programma NASA progettasse la bicicletta e quello tenuto nascosto l'aereo, mentre all'opinione pubblica viene mostrata la mountain bike con l'innovazione delle marce. Gary riuscì ad hackerare i sistemi e una volta entrato poteva leggere tutto ciò che si trovava nei computer della NASA. Racconta di aver trovato un foglio di calcolo Excel intitolato «Ufficiali non terrestri». Copiò i loro nomi e li cercò, ma non erano presenti né nei motori di ricerca
né da nessun'altra parte, il che era strano. Non ne trovai nemmeno uno, disse. Poi vidi un elenco di navi con tanto di nomi e dei trasferimenti da flotta a flotta. Allora ho ripetuto quanto fatto con i nomi del personale, ma niente anche qui, nessun risultato. Sembrava che non esistessero. Giunsi alla conclusione che queste navi non potevano essere imbarcazioni della Marina statunitense, altrimenti una seppur minima traccia l'avrei trovata. Poi Gary trovò una cartella, il file più scioccante che ha visto, raccontò. L'ha trovata su un computer del Johnson Space Center della NASA. Racconta: ho aperto una cartella e da essa se ne aprirono delle altre, ma una su tutte attirò la mia attenzione. Tra quelle presenti, una era titolata Non filtrato. L'ho aperta ed ho visto diverse immagini satellitari della NASA, sebbene tutte in miniatura. Ho fatto doppio clic su di una, ma a quel tempo internet viaggiava su modem a 56k, perciò dovetti attendere che l'immagine ad alta risoluzione venisse aperta. L'immagine si aprì. Era un'insolita astronave, a forma di sigaro, con una specie di cupole, sia sopra che sotto. Sono rimasto sbalordito, senza parole. Ho trovato prove di quello che ho pensato fosse un UFO, ma avrebbe potuto anche essere un'astronave umana top secret. Questo non lo posso sapere, ha detto McKinnon. Ciò che so è che sono rimasto totalmente a bocca aperta. Allora esistono veramente, mi dissi. In seguito, Gary perse la possibilità di introdursi ulteriormente. Venne infatti individuato da un computer del Johnson Space Center della NASA e nell'arco di un paio d'ore Washington ordinò l'immediata cattura, tant'è che la polizia britannica irruppe a casa sua all'alba e lo arrestò. Gli studiosi di questi fenomeni scrivono e raccontano che la segretezza associata a questi programmi ha permesso di spendere un'enorme quantità di denaro, trilioni di dollari, e che molti di questi trilioni sono stati usati per apprendere tecnologie che non provengono dalla Terra, come i dispositivi di controllo della gravità e la free energy, ovvero energia gratuita. La free energy è qualcosa che McKinnon afferma da sempre essere in possesso degli americani, ma non essendo un business conveniente, viene mantenuta nascosta. Vi immaginereste un mondo senza bollette? E chi le paga poi le guerre? O i ripianamenti di bilancio causati da ruberie di ogni tipo? Anche il compianto Tesla aveva raggiunto questa opportunità. E fu proprio nel momento in cui svelò ai suoi finanziatori di tale grande opportunità per l'umanità che venne messo al bando. Pensarono ai loro patrimoni, qualora un'energia gratuita fosse stata disponibile a tutti. Tesla diceva: da bambino accarezzavo il gatto e mi accorsi che si generava dell'elettricità. Quando ero ancora un adolescente, mi domandai: e se accarezzassimo il manto della Terra, non si creerebbe elettricità? I margini della nostra atmosfera sono difatti assai rarefatti. Alcuni uomini hanno fermato di un secolo o più l'evoluzione dell'umanità, tant'è che ora
sono tutti impazziti per l'elettrico, un altro business assai lucroso e già presente sin dall'inizio del Novecento, il quale fornisce altre false soluzioni a problemi importanti come il costo spropositato dell'energia e l'impatto dell'inquinamento, che l'elettrico non risolve pienamente. Anzi, per le terre rare si stanno già scatenando guerre e future guerre. Sembra invece di vedere un cane che si morde la coda. Ecco anche il perché volevano rinchiuderlo. Fortunatamente, dopo 10 anni di massicci tentativi di estradizione, nel 2012 Theresa May, l'allora sottosegretario di Stato per gli affari interni del Regno Unito, ha respinto la richiesta di estradizione avanzata dagli USA. Alla base della decisione furono avanzate le precarie condizioni fisiche di Gary. Affetto dalla sindrome di Asperger, una forma di autismo le cui cause sono ancora sconosciute, Gary risulta essere davvero singolare, giacché la sindrome non reca ritardi nello sviluppo, agisce altresì sull'attenzione, provocando comportamenti ripetitivi e interessi molto ristretti. In questo modo il Regno Unito riuscì a difendere il suo cittadino. Tuttavia, se capitasse nel momento in cui sto registrando, con la sudditanza dimostrata dall'Europa verso un amico invadente come gli Stati Uniti, non metterei ancora la mano sul fuoco che venisse salvato. Che una persona intelligente come Gary, nonché uno tra i più grandi hacker della storia, riferisca che non ha potuto trasferire nessun file, è strano. È vero che a quel tempo internet era lentissima, ma se stai vedendo cose incredibili, ebbene una telecamera davanti allo schermo poteva starci benissimo ed avrebbe filmato tutto. Da un altro punto di vista, che Gary abbia dichiarato di non aver prove, ma di aver soltanto visto, gli ha salvato la vita. Se avesse tentato di far trapelare informazioni schiaccianti, lo avrebbero... Insomma, ci siamo capiti. Sebbene ha infatti negato di avere scaricato delle prove, ha subito una persecuzione decennale ed è riuscito a salvarsi solo grazie alla sua salute precaria. Solo così il futuro premier inglese riuscì a non farlo estradare. Di fatto, la giustizia americana ha provato in tutti i modi a fare a pezzi Gary, tentando procedure su procedure, al punto da definirlo un terrorista da portare a Guantanamo. Eh sì, in quegli anni andavano di moda i terroristi e il terrorismo in generale. Poi niente più. Nel frattempo si sono accavallate emergenze su emergenze su emergenze. Al solo pensare al 2001 sembra sia trascorso un secolo, poiché nell'arco di soli 20 anni è accaduto ciò che solitamente accade nell'arco di un secolo o più. Insomma, in questi 20 anni sembra di aver vissuto dentro una lavatrice in funzione. Secondo molti studiosi, è molto interessante quanto ha raccontato McKinnon. Ha ottenuto informazioni su diversi tipi di veicoli spaziali, di ufficiali non terrestri, di trasferimenti da flotta a flotta. Secondo alcuni informatori e documenti del Majestic 12 degli anni 50, rivelano che si stavano verificando interazioni tra funzionari governativi e numerose specie non terrestri. E alcuni di questi starebbero interagendo con alcuni governi del mondo proprio in questo momento.
Verso la fine della presidenza Trump, sono molte le voci vicine al presidente che egli stesse per rivelarlo, ma venne fermato dalla CIA affinché si mantenesse ancora la segretezza. Ma se ci sono davvero sia fazioni aliene che umane in tutto il nostro sistema solare, per quanto tempo ancora potrà essere mantenuto nascosto al pubblico? Piccole ma costanti rivelazioni del governo americano suggeriscono che una qualche versione della verità sarà probabilmente rivelata, giacché se detta intera sarebbe iper scioccante per l'uomo medio che crede a tutto ciò che fornisce il mainstream. US has a long history of reported UFO sightings. This image captured by a couple in Oregon in 1950 regarded as one of the most significant. Se il video ti è piaciuto, per favore metti mi piace e iscriviti. Mi aiuterà davvero con l'algoritmo di YouTube affinché possa portare altri contenuti. Grazie mille. Ci vediamo nel prossimo video.